Io sono Andrea Angiolini, sono il direttore editoriale del Mulino, dove seguo anche l'area digitale. Nel 64 i redattori del Mulino, i giovani redattori del Mulino, ricomprarono dall'allora proprietà la testata della rivista e le quote della società editrice. La proprietà era Il Resto del Carlino e quell'evento è diventato importante sostanzialmente, ma anche simbolicamente, anche per il come avvenne questa riappropriazione, perché avvenne usando l'eredità di uno dei fondatori, cioè Luigi Pedrazzi ricevette una eredità in quel momento, fortuitamente in quel momento, e decise però di metterla a disposizione di tutto il gruppo. Quindi non Luigi Pedrazzi, ma un'associazione divenne proprietaria della casa editrice. E questo è particolarmente significativo perché dice un tratto del nostro modo di essere anche fino a oggi, che è quello di essere un gruppo. Vorrei aggiungere un altro evento che risale agli anni 90 ed è il momento in cui il Mulino, attraverso alcune collane, in particolare i libri di base, la collana Farsi un'idea, di cui qua vediamo un manifesto con la sua ultima versione rinnovata, è entrato in libreria in maniera consistente. E questa è stata una sfida vinta. Il Mulino ha dimostrato che poteva far scrivere i propri autori accademici in modo gradevole e accattivante, confezionare dei libri assolutamente rigorosi dal punto di vista scientifico, quindi ineccepibili, ma accessibili a un pubblico colto e non specialista. Si diventa autore del Mulino, si entra nel catalogo del Mulino, sia perché si propone un libro al Mulino e si è selezionati sulla base di questi interessi culturali e si è ritenuti adeguati rispetto alla qualità e alla congruità della proposta, o anche perché su progetti che dentro la casa editrice nascono si incontra una volontà dell'autore e un progetto editoriale. È essenziale una formazione solida di studi, quindi un curriculum accademico brillante, ma c'è anche qualche cosa di più che cerchiamo di intuire nella scelta degli autori, ed è la capacità di fare ragione critica del nostro tempo, quindi anche di uscire dai recinti strettamente accademici, quindi di essere intersettivi. Chiediamo questa capacità di scrittura, di essere accattivanti, anche se docenti, inanellare i fatti, la collana di una storia, che altrimenti rimarrebbero senza vita, inerti, no? Espressione di una realtà minima e residuale. A metà degli anni 2000, quindi in larghissimo anticipo rispetto a moltissime forme anche digitali di diffusione della conoscenza, abbiamo deciso di costruire un repository di tutta la nostra produzione. E abbiamo deciso di utilizzare dei template, degli strumenti digitali, abbiamo descritto tutte le specifiche dei libri del Mulino, le abbiamo codificate e li abbiamo soprattutto veicolati anche nei processi di stampa attraverso degli strumenti digitali strutturati e condivisi, da qui il repository. Il Mulino è un editore di catalogo, fa riedizioni in continuazione di testi anche universitari, complessi, deve aggiornarli e non può permettersi la fatica di Sisifo di ricominciare tutte le volte a fare un'edizione, a rifare il tutto. I testi devono essere disponibili, devono essere pronti per le piattaforme digitali in tempi rapidi. Che cosa non deve mancare nel curriculum di un aspirante redattore del Mulino? Avrei risposto che non deve mancare solamente, si fa per dire, grandissima attenzione nei confronti dei testi, sensibilità linguistica e un background molto forte di conoscenze anche a livello universitario, sicuramente anche post-universitario. Oggi occorre aggiungere la padronanza dei ferri del mestiere, che sono strumenti digitali di realizzazione dei testi, e una capacità di coordinare i progetti e di essere attenti anche agli aspetti economici della realizzazione del libro. L'errore più comune che commette un aspirante redattore è quello di sovrapporsi all'autore e di essere troppo giudicante. Soprattutto chi ha le prime armi deve saper prendere le misure tra la capacità di individuare degli errori
e il proprio, diciamo, gusto personale. È evidente che noi dobbiamo vivere in un contesto in cui la cultura sia sempre più legittimata, cioè dobbiamo stare in un ambiente che sia fertile per il sorgere delle librerie. Credo che quello che dobbiamo temere forse anche l'omologazione, cioè una corsa a produrre soprattutto libri che vendono. Dobbiamo temere, come ha già detto Andrea Angiolini, la disintermediazione e quindi una delegittimazione del ruolo dell'editore. Bisogna che le istituzioni educative, la politica, trovino forme di educazione e incentivi alla lettura, senza i quali non tanto e non solo gli editori faranno fatica, ma il paese nel suo complesso farà fatica. Arrivederci e buona lettura.